Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Nel Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore e rimane solo, se invece muore produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire e mi segue, dove sono io, la sarà anche mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre sarò dato. Eccoci giunti a sabato 10 agosto 2024. Oggi festeggiamo San Lorenzo Diacone Martire. Auguri a tutti coloro che portano il nome di Lorenzo. E oggi speriamo di vedere qualche stella cadente. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 12 di San Giovanni, versetti 24-26. Continuiamo la nostra lettura del libro di Don Diego Barsotti. Siamo arrivati a questo nuovo capitolo intitolato Maria e i Santi contribuiscono alla redenzione. Vediamo cosa dice Don Diego. Dopo Gesù, colei che più di tutte le altre anime umane ha posto riparo al peccato del mondo, dopo Gesù e indipendenza assoluta da lui, perché in fondo quella di lei è una partecipazione al mistero della redenzione del Cristo, è Maria. Non che Maria e Gesù, in parti uguali, ossia pure uno per grandissima e l'altra per piccolissima parte, contribuiscano a riparare al peccato e salvare il mondo con la loro riparazione, ma Maria, nella stessa misura in cui è nel Cristo, in cui vive la santità di Gesù, in cui è associata al mistero di Gesù, vive anche il mistero di questa redenzione universale e lo vive dipendentemente da Cristo, in quanto ella è nel Cristo, ella è riparatrice universale, non solo sublimiore modo redempta, ma universalis corredentix. Secolo per secolo vi sono grandi anime sulle quali pesa davvero tutto il peccato di una generazione, su cui grava la miseria del mondo. Sono le anime più sante. Così noi comprendiamo perché la santità non può mai dissociarsi dal dolore. Se la santità di fatto ci unisce a Cristo nella sua morte, ci unisce a Cristo anche nel mistero della riparazione. Proprio quanto più siamo santi, tanto più dobbiamo anche soffrire. Per questo i più grandi santi sono quelli che più hanno sofferto, perché sono stati fatti degni di una più intima partecipazione al mistero della croce per divenire generazione per generazione il sostegno del mondo. Santa Veronica Giuliani, grandissima mistica giunta al matrimonio spirituale, deve subire le più grandi persecuzioni che si possono immaginare. Per ordine del Santo Uffizio viene deposta dalla sua carica di maestra delle novizie e messa in carcere, a pane e acqua, guardata a vista da due suore e privata dei sacramenti, senza poter parlare con alcuno. E così vive glorificando, ringraziando Dio e chiedendo di soffrire sempre di più. San Giovanni della Croce fu messo in carcere in una cella dove non poteva stare in piedi né distendersi, a pane e acqua, flagellato a sangue dei confratelli. E alla vigilia della morte, giunta alla più grande purezza di amore, fu confinato in un convento dove il superiore non aveva per lui che rimproveri. È giusto che sia così, è stupendo, è divino che sia così. Tutto ciò dimostra che la cosa più grande è il dolore, esso ci fa simili a Cristo, dalla croce fiorisce la grazia. Non soffriamo perché siamo peccatori, soffriamo nonostante la nostra innocenza. Ogni cristiano soffre nella misura in cui è innocente, nella misura in cui è santo, perché il dolore nel cristianesimo non è più soltanto castigo al peccato, è soprattutto invece, cosa meravigliosa, l'atto per mezzo del quale Dio, nella nostra carne, cancella il peccato. Non lo subisce, ma lo distrugge. Se vi è dunque la possibilità di una salvezza del mondo, questa salvezza sarà raggiunta sempre attraverso il dolore umano, accettato liberamente dalle anime sante in solidarietà, in unione con tutti i peccati dell'universo.
Allora si capisce prima di tutto che cosa voglia dire essere chiamati ad essere cristiani, chiamati alla vita religiosa, che cosa voglia dire essere chiamati da Dio, stimolati da Lui, dalla Sua grazia, giorno per giorno, per il raggiungimento della perfezione evangelica. Vuol dire essere chiamati come Gesù a sacrificio per i peccati del mondo. Crediamo alle volte di liberarci dal dolore liberandoci dal nostro peccato e spesso, se anche non ci lamentiamo con Dio per i pesi dei quali ci grava, pensiamo tuttavia che impegnandoci più seriamente a seguirlo potremo in qualche modo sottrarci a troppo grandi sofferenze, troppo grandi dolori. Noi sappiamo invece che la nostra vocazione cristiana, nella misura in cui ci chiama la perfezione, è una promessa di dolore e sofferenza, e anche una promessa di martirio e di morte. Dobbiamo sapere accettare tutto questo, a questo ci chiama la devozione al cuore di Gesù. Due paginette densissime. Allora, innanzitutto la Vergine Maria, che più di tutte le altre anime umane ha posto riparo al peccato del mondo, nella misura in cui lei ha vissuto la santità di Gesù e quindi ha anche vissuto questo mistero della redenzione universale in relazione a Gesù. E poi queste anime, dobbiamo parlare di queste anime sante, queste grandi anime, sulle quali grava la miseria del mondo. E di fatto la più grande santità si sposa con il più grande dolore, santità e dolore, perché la santità ci unisce a Cristo e alla sua morte, e quindi ci unisce anche alla sua riparazione. Quindi quanto più uno è santo, tanto più uno soffre. Funziona così. Ecco, e poi parla di Santa Veronica Giuliani. Confesso veramente la mia ignoranza. Ho letto un libro, mi ricordo, in noviziato, ebbi a leggere la sua biografia. Credo che fosse la sua autobiografia, adesso non mi ricordo più, comunque mi ricordo che era un libro molto antico. Mi impressionò molto perché c'erano scritte veramente, non so se era il suo diario, adesso non mi ricordo. Comunque un libro veramente molto molto bello che parla appunto della sua esperienza mistica. Però confesso che non sapevo quello che Don Diego qui ha scritto, non l'avevo mai studiato. Sapevo del matrimonio spirituale, ma non sapevo di queste gravi persecuzioni. Non sapevo che venne deposta per ordine del Santo Uffizio, quindi per ordine, oggi diremmo, della Congregazione per la Dottrina della Fede, fu deposta dalla carica di maestra, ed è un'umiliazione terribile perché, calcolate, in un monastero arriva l'ordine da Roma di deporre quella suora dalla carica di maestra. Uno dice, cosa ha fatto? Cosa è successo? Non solo, in più viene incarcerata. Cioè, lei era già in monastero e in più viene messa in carcere. Viene messa in carcere con la penitenza di mangiare solo pane e acqua. Guardata a vista da due suore, cioè qui siamo al 41 bis, cioè questo è il regime per i mafiosi. È questo, eh? Io in carcere ho visto questa cosa, è terribile, eh? Cioè, è un regime tremendo, guardata a vista, cioè vuol dire che c'è una persona dalla la porta, diciamo così, il carcere come una doppia porta, no? Una, che adesso non so come spiegarmi, come se fosse tutta una porta blindata con solo uno spiraglietto in alto che vedi dentro e vedi fuori, e poi c'è una seconda porta, quella classica con le sbarre, no? Che tutti abbiamo in mente. Ecco, chi è nel regime del 41 bis, di fatto la porta, quella lì blindata, rimane sempre aperta e ha davanti un agente seduto con davanti un tavolino, un agente che lo fissa H24, guardato a vista. Cioè, non esiste più la privacy. Tu immaginati di essere H24 guardato da due persone, qui di più, perché lì è un agente, qui invece sono due suore. Quindi, deposta dall'essere maestra, messa in carcere, imposta la penitenza, pane e acqua,
che voglio dire, un conto è farla mercoledì e venerdì, fatela tutti i giorni così, eh. Sapete che poi viene anche la nausea, lo stomaco si rivolta, piuttosto che mangiare il pane, poi non mangi più, perché è questo che si sperimenta, quando si fa il digiuno a pane e acqua, non so, avrete notato, tante persone me l'hanno detto, che arriva un certo punto, perché tu puoi mangiare tutto il pane che vuoi, no? Però arriva un certo punto che ne hai talmente a nausea che non riesci più a mangiarlo e dici, guarda, piuttosto che mangiare il pane, rinuncio, bevo solo l'acqua. E succede così. Non dici, ah, posso mangiare pane e acqua, mangio 10 kg di pane. No, non è così. Quindi, a pane e acqua, guardata a vista, attenti adesso cosa succede, privata dei sacramenti. Questa credo che sia la cosa peggiore, cioè non poteva più comunicarsi, non poteva più andare alla messa, non poteva più confessarsi. Stiamo parlando di una suora di clausura che vedeva Gesù. Ci rendiamo conto di quello che vi ho appena letto? A me personalmente tremano le gambe. Senza poter parlare con qualcuno, nessuno, non poteva parlare con nessuno. Immaginiamoci la situazione di Santa Veronica Giuliani. Io non sono capace di immaginarmela, non riesco. Non posso immaginare una roba del genere. Credo che sia veramente peggio di una tortura fisica. Peggio di quello che ha vissuto Santa Cristina a martire. Peggio di quello che ha vissuto Santa Cristina, perché perlomeno Santa Cristina ha vissuto nel corpo. Santa Veronica Giuliani, da quello che leggo da Don Divo, l'ha vissuto nell'anima, privata dei sacramenti. Vi ricordate quando un pochino di tempo fa, no? Non c'è stato possibile ricevere i sacramenti? Vi ricordate? Io me lo ricordo molto bene. Mi ricordo molto bene quei giorni e credo anche voi. Ebbene, mi ricordo, come dirvi, anche quanta fatica, quanta sofferenza, quanta, per alcuni anche quanta ribellione. Non sto qui a dire giusto o sbagliata, sto qui a dire quello che è successo. Poi vi ricordate che a un certo punto è stato possibile ritornare, però solo se. Vi ricordate? Prima no, tutto chiuso. Poi aperto, ma potevi andare solo se. Che è stato forse, mi viene da dire, peggio di quando era tutto chiuso e nessuno poteva andare. Vi ricordate che poi qualcuno di nascosto, no, faceva lo stesso, e poi vi ricordate che sono stati ripresi la televisione e sembra i carabinieri che erano entrati a interrompere, ricordate scene che sembra un film fantascientifico, per dirla in termini, diciamo così, gentili, ecco, un film fantascientifico. Vi ricordate, sono stati mesi e mesi e mesi di sofferenze incredibili, e se vi ricordate fu proprio in quei mesi che io, per starvi vicino, per come ero capace, per come potevo, vi ricordate che io ho approfondito e cominciato a predicare tantissimo il tema della comunione spirituale, ma non raccontandovi favole, ma portandovi le fonti, perché mi ricordo che ho iniziato a studiare e approfondire questo tema della comunione spirituale. E ho cominciato a parlarvene. A quel tempo, in quegli anni, mancava un pezzo che purtroppo non avevo, perché non conoscevo, non avevo ancora incontrato la figura che ho poi conosciuto successivamente, e quindi quello che vi ho proposto
negli esercizi spirituali adesso di luglio, di un mese fa, e che vi ho proposto anche un po' Rosa Mistica quando ci siamo visti, no? Quest'anno. E cioè il tema della permanenza della presenza eucaristica. Tutta quella spiegazione che vi ho fatto del tema della permanenza della presenza eucaristica. E quindi tutto il tema dei tabernacoli viventi. Nelle conferenze che io ho tenuto al ritiro di luglio, lì ho cercato di spiegarvi nel modo più completo possibile, più fondato possibile, tutta la questione dei tabernacoli viventi, che tot anni fa, ecco, non vi ho potuto parlare di questo perché ancora non ero giunto a scoprire quella questione. Però già la comunione spirituale dava un grande aiuto. Lei tutto questo non ce l'ha, cioè lei è privata dei sacramenti, insomma, e non può vedere nessuno, parlare nessun decisimo anche di clausura, ho capito, però almeno le consorelle, no, non poteva parlare con nessuno. E lui dice: così vive glorificando e ringraziando Dio, chiedendo di soffrire sempre di più. Capite cos'è la santità? Scusate, ho sbagliato a parlare. Capiamo che cos'è la santità? Io non so se siamo arrivati ad un livello di sofferenza del genere. Questa suora, concretamente, è stata scomunicata. Cioè, non ha ricevuto la scomunica scritta, no? Però, de facto, è stata trattata da scomunicata, anzi, per certi versi peggio, perché è finita pure in prigione, l'hanno messa pure in prigione, l'hanno pure condannata a pane e acqua, che voglio dire, uno scomunicato, non so, pensiamo, Lutero viene scomunicato, non è che questo finisce in prigione, viene condannato a mangiare pane e acqua, guardato a vista da due suore, sospesi i sacramenti, vabbè, lui non li voleva neanche più, e senza poter parlare con nessuno, ha fatto tutt'altra vita. Quindi rendiamoci conto di quello che lei ha vissuto, una situazione terribile. Io adesso, da oggi, voglio andare a riprendere la vita di Santa Veronica Giuliani, assolutamente, la devo riprendere, perché adesso, sapendo queste cose, non credo che sia giunta a caso, no? Nella vita di noi, quando arriva un santo, arriva sempre con un perché, no? E credo che questo tema della mistica, della riparazione con questo santo che adesso è Santa Veronica Giuliana, ma poi vedremo anche l'altro, è veramente di grandissima, come dirvi, di grandissima luce, ci fa capire fin dove dobbiamo essere disposti a soffrire per il Signore Gesù. Poi San Giovanni della Croce, questo certo lo conosco di più di Santa Veronica Giuliani, anche qui vi dico, messo in carcere per 9 mesi, dove non poteva stare in piedi né distendersi, un buco, era un buco quel posto, anche lui pane e acqua, flagellato a sangue dai confratelli. Questa è una violenza fisica terribile, terribile. Poi, alla vigilia della morte, fu confinato in un convento dove il superiore non aveva per lui che rimproveri. San Giovanni della Croce, fondatore dei Carmelitani Scalzi. Cioè, il fondatore finisce così, il fondatore finisce trattato in questo modo. La stessa cosa che è successa a San Francesco d'Assisi. San Francesco d'Assisi, per un miracolo, non è stato espulso dall'ordine da lui fondato, non vi rendete conto? Lui fonda un ordine e quel medesimo ordine praticamente quasi lo espelle. È mancato pochissimo. E Don Diego Parsotti dice: è giusto che sia così. È stupendo e divino che sia così. Perché il dolore ci fa simili a Gesù.
soffriamo nonostante la nostra innocenza. Ogni, guardate che sono parole pesantissime, io non so neanche come commentarvele. Ogni cristiano soffre nella misura in cui è innocente, nella misura in cui è santo. Perché il dolore è l'atto per mezzo del quale Dio nella nostra carne cancella il peccato, non lo subisce, lo distrugge. Io ho in mente casi di persone tante persone assolutamente innocenti, trattate nel modo più disumano possibile, che vivono situazioni di un'ingiustizia gravissima. Più uno è santo, più deve essere pronto al dolore, all'ingiustizia, al sopruso, alla cattiveria, a questo scatenamento delle forze infernali. Perché uno dice, ma parliamone, no? Cosa ha fatto Santa Veronica Giuliani per subire tutta questa roba? Evidentemente si sono sbagliati, no? Non vi sembra? Bisogna dirlo, il Sant'Uffizio si è sbagliato. Perché poi la storia è andata diversamente, poi abbiamo davanti Santa Veronica Giuliani, quindi questi hanno condannato una santa, quindi hanno sbagliato. La prima volta, no, Santa Giovanna d'Arco, bruciata sul rogo, hanno sbagliato. Funziona così. San Giovanni della Croce, i suoi cari, dolcissimi e stupendi e meravigliosi confratelli, hanno sbagliato. Perché hanno condannato, perseguitato e fustigato a sangue un innocente, un santo. Il superiore che non aveva per lui che rimproveri ha grandemente sbagliato. E questo va detto per dovere di giustizia. Quindi, voi capite quanto è delicata la situazione quando ci troviamo di fronte a dover valutare delle situazioni. Ecco perché il Signore dice non giudicate. Perché è facile confondere un innocente con un colpevole. Qui abbiamo dei casi. E Padre Pio? Hanno sbagliato. Coloro che lo hanno condannato hanno sbagliato. È così, e sono solo dei casi che vi sto dicendo, eh? Lui ne ha citati qualcuno, però lui dice tutto questo accade proprio motivo della nostra innocenza, proprio motivo della loro santità, che li unisce molto profondamente, radicalmente a Gesù, e quindi partecipano di questa redenzione, di questa cancellazione del peccato nella loro carne. Quindi la salvezza viene raggiunta attraverso questo dolore, accettato liberamente dalle anime sante, in unione a tutti i peccatori dell'universo. Certo, un giorno, chi lo sa, magari il prossimo che farò, non lo so, vedremo, un giorno vorrei leggere con voi un libro di Lattanzio sulla fine che fanno i persecutori dei cristiani. Un libro molto forte, piccolino, ma molto forte. Questo perché? Perché vi dico questo? Perché certamente io non vorrei essere in queste persone che hanno perseguitato Padre Pio, che hanno perseguitato Santa Veronica Giuliani e l'hanno condannata, che hanno perseguitato, fustigato, flagellato e rimproverato e castigato San Giovanni della Croce. No, perché... È vero, uno può sbagliare, è vero, si può sbagliare a valutare, a giudicare quando poi è il tuo compito doverlo fare, ok, uno può sbagliare a giudicare, però un conto è sbagliare e un conto è incrudelirsi, un conto è sbagliare e un conto è diventare disumani, spietati, cattivi, questa è un'altra cosa.
perché io posso dire questa persona ha sbagliato, a parte che mi domando che verifica abbiano fatto su Santa Veronica Giuliani, perché dico l'avranno ascoltata, l'avranno chiesto, ma dici tu cosa pensi, non so, cosa hai vissuto San Giovanni della Croce, gli avranno chiesto, cioè, capite, no? Padre Pio, che ascolto ricevuto? Un ascolto pari a zero, filtrato da qualcuno che era divorato dall'invidia, dalla gelosia, dalla superbia, dall'orgoglio, filtrato da lui, che ha fatto un resoconto terrificante di quest'uomo e che gli ha poi scatenato addosso la persecuzione che gli ha scatenato. Ma Padre Pio non è mai stato convocato a Roma per essere ascoltato, assolutamente. Quindi, un conto è arrivare anche ingiustamente a una sentenza di condanna, ingiusta, però non c'è bisogno di agguerrirsi, di scatenarsi, di adesso mi sfugge il termine preciso che volevo dire ma non mi viene in mente, comunque c'è un termine preciso che non, ce l'ho a punta della lingua ma non mi viene da dire, comunque è diverso invece è diventare spietati, infierire, ecco era il termine, mi è venuto, è una cosa diversa infierire sul colpevole, uno può essere anche colpevole, però non c'è bisogno di infierire, non è necessario, gli si dà una condanna che però salva comunque la sua dignità di persona, perché è un essere umano, perché privarla dei sacramenti, per quale motivo, va bene, vuol togliere l'essere maestra dei novizi, va bene, ma già il monastero deve metterla in carcere, pane e acqua dalla mattina alla sera per penitenza, vabbè, ho capito, però voglio dire, non è che il monastero si mangiasse caviale, salmone, champagne e non lo so, e torto e Sant'Onorè, e poi privata dei sacramenti, questa è la cosa più, voglio dire, se è colpevole, va bene, diamone una penitenza, ok, a parte che non era colpevole, ma comunque la riteniamo colpevole, che andiamo alla penitenza, ma non priviamola dei sacramenti, perché se questa si vuol pentire, che voglio dire, no? Se la priviamo dei sacramenti e poi mi metto lì a fustigare un confratello a sangue, dico guarda vieni qui, togliti la giacca, togliti la camicia, adesso io comincio a fustigarti, ma chi sono io per fare una roba del genere? Cioè capite, questo infierire non poteva stare in piedi né distendersi, ma la miseria, cioè ma persino quelli del 41 bis hanno un letto per stendersi e per poter camminare, non so, un 5x7, cioè voglio dire, vedete, c'è proprio un incrudelirsi che non va bene, è una cosa satanica, viene dall'inferno, dobbiamo stare attenti a non esporci mai a diventare strumenti del diavolo, così come mi viene in mente qualche annetto fa, no? Quando si diceva stessa cosa. Se tu non, allora non. Ma oh! Calma! Cioè! Capite? Bisogna stare attenti. Perché poi ciascuno di noi risponderà davanti a Dio delle sue scelte, delle sue posizioni. Non è che le cose poi passano in, no? Così tutte assolte e dimenticate, perché sono compiute delle ingiustizie gravissime, degli abusi gravissimi. Quindi, va bene, e chi ne è responsabile sicuramente ne risponderà davanti a Dio, questo è sicuro. Perché tutti dobbiamo rispondere davanti a Dio del male che abbiamo fatto, in qualunque tempo della nostra vita. Però ecco, questi santi, questi due santi ci sono di grande conforto, privata dei sacramenti, non dimentichiamolo mai, Santa Veronica Giuliani. Poi chi l'avrà privata risponderà del perché l'ha privata. No, io ho privato dei sacramenti perché? Sì, vaglielo tu a spiegare al Signore, perché? Perché? Quindi ecco, dall'altra parte noi, coloro che hanno vissuto queste situazioni, sono chiamati a
sì, a non sottrarsi dalle sofferenze. Lui dice: pensiamo tuttavia che impegnandoci di più per il Signore, a seguirlo di più, allora noi dovremo soffrire di meno. No, invece è il contrario. Più noi seguiamo il Signore, più noi ci uniamo a Lui, più noi stiamo con Lui, più noi lo amiamo, più noi lo serviamo, più le sofferenze aumenteranno, più le persecuzioni aumenteranno, più le cattiverie aumenteranno, più coloro che infieriscono aumenteranno, più le calunnie, più le persecuzioni, più gli esili, più aumenterà tutto. Perché quelle persone, allucinate, sedotte dal demonio, ne diventeranno i suoi sgherri, i suoi servi, i suoi schiavi, i suoi aguzzini, e si scateneranno contro i giusti e contro gli innocenti, così come è successo ai primi tempi dei cristiani. Quindi la chiamata alla perfezione è anche una promessa di dolore e di sofferenza, è anche una promessa di martirio e di morte. La devozione al cuore di Gesù, dice Don Divo, ci chiama a questo. Essere devoti del cuore di Gesù vuol dire essere pronti a questo. È dura, è durissima, però dobbiamo saperlo. Però Don Divo fa bene a dirci queste cose, perché è la verità, quindi noi amiamo il cuore di Gesù, amiamo il cuore di Maria, quindi dobbiamo essere pronti al martirio, alla morte e alla sofferenza più atroce, viverla, unirla a quella di Gesù, distruggere così il peccato nella nostra carne, e così partecipare a questa redenzione universale. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Salutato Gesù Cristo, sempre salutato.